Salve a tutti gli affezionati al canale Earthlive 2.0. Negli ultimi anni ci sono state molte discussioni sull'UFO che probabilmente si è schiantato nel nord Italia nel 1933. Per capire la verità, perché questo è un argomento molto controverso su questa storia di UFO, vediamo cosa è realmente accaduto. Il 13 giugno 1933, un'imbarcazione circolare che monta una coppia di piattini uniti ai loro bordi esterni si schianta vicino alla città di Maderno, in Lombardia, nel nord Italia. L'oggetto, fatto di un sottile metallo grigio-argenteo, aveva un diametro di circa 15 metri e meno di 2 metri di spessore. Non sono stati trovati occupanti nell'oggetto, ma alcuni ricercatori pensano che all'interno siano stati recuperati 2 corpi. Questo incidente è avvenuto 14 anni prima dell'incidente di Roswell nel New Mexico, famoso in tutto il mondo. Successivamente, l'astronave fu immagazzinata negli hangar della CIA Marchetti a Vergine, vicino a Milano, un edificio distrutto da un incendio nel 1940. In effetti ci furono molti avvistamenti di UFO tra il 1933 e il 1940 in Italia e una commissione segreta speciale durante il fascismo lo studiò. Fu fondata da Mussolini con il pilota Italo Balbo e Galeazzo Ciano, guidato da Guglielmo Marconi e dal senatore Luigi Cozza e dell'astronomo Gino Cecchini. Il primo caso UFO fu nel 1931 vicino a Venezia. Il secondo, e questo famoso caso, fu il 13 giugno 1933 e ci fu un atterraggio di UFO in Lombardia con un recupero appunto di un'astronave. Ma ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. Dopo questo episodio, Mussolini ha creato la commissione segreta UFO Gabinetto RS-33. Credeva che gli UFO fossero armi segrete alleate, ma Marconi era per l'ipotesi extraterrestre. Abbiamo 3 telegrammi sul recupero degli UFO vicino Milano nel 1933 e un protocollo al prefetto per i servizi segreti italiani e per i giornali per coprire questa notizia. Il Gabinetto RS indagò tra il 1933 e il 1940 molti avvistamenti UFO italiani. Un aereo da combattimento italiano intercettò un UFO tra Ravenna e Roma. Nell'agosto del 1936 vi fu un avvistamento di UFO multipli su Mestre e Venezia. Innanzitutto dobbiamo ricordare che Roberto Pinotti, il principale esperto di UFO in Italia, e Alfredo Lissoni, un altro ricercatore e scrittore, tenne una conferenza durante l'annuale simposio internazionale sugli UFO a San Marino nel 2000 sulla sensazionale scoperta di presunti file risalenti agli anni 30, quando l'Italia era governata dal regime fascista di Benito Mussolini. Tutto ebbe inizio all'inizio del 1996, quando Roberto Pinotti ricevette una manciata di appunti scritti a mano su articoli di cancelleria recati il sigillo Senato del Regno. L'anno è il 1936 e l'agente segreto usa semplicemente il nome Andrea e include anche uno schizzo del dirigibile misterioso. Fu avvistato la mattina e non la sera di lunedì, scrive, ed era un disco metallico, lucido e riflettente, con una lunghezza di circa 15 metri. Due combattenti, da una base vicino di decollo, non erano in grado di raggiungere nemmeno i 130 km/h. Non emetteva alcun suono, il che avrebbe portato a considerare aerostato. Ma nessuno conosce palloncini che possono volare più velocemente del vento. Andrea continua la sua descrizione. Dopo circa un'ora e dopo essere passato sopra Mestre, fu visto come una sorta di tubo metallico grigio. Un disegno di un informatore confidenziale è stato ridisegnato da Andrea, che spiegava che era una specie di siluro aereo con finestre molto chiare e luci alternate bianche e rosse, e vi era una cupola al centro. Il documento menziona che la prefettura ha aperto un'inchiesta, ma può immaginare che farà poca strada e avrà un risultato simile a quello del 31. Il duce ha espresso la sua preoccupazione, poiché dice che se fosse una questione di veri velivoli inglesi o francesi, la politica estera dovrebbe ricominciare tutto da capo. Sebbene il rapporto di Andrea sia solo uno dei tanti ricevuti nel 1996, si può vedere subito che i contenuti sono sensazionali. In altri documenti ricevuti, sempre in forma anonima, si menziona il gabinetto RS-33 ed è stato accusato sia di indagare che di nascondere ciò che i documenti chiamano velivoli non convenzionali o aeromobili. Quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale, i segreti del governo furono condivisi e letteralmente spediti nella Germania nazista. Come sottolinea Lissoni, le voci sui
dischi nazisti hanno afflitto la letteratura sugli UFO per decenni e uno scienziato italiano, Giuseppe Belluzzo, è sempre menzionato insieme ai tedeschi. Sono state scritte molte cose sui dischi volanti nazisti, alcuni dei quali non propagandati, ma senza dubbio c'è un po' di verità in materia. Esiste anche un'altra versione dell'accaduto. Il 13 giugno 1933 un UFO a forma di campana si schiantò vicino a Magenta, in Italia, appena ad ovest di Milano. Gli occupanti erano alti, biondi, nordici, con lineamenti orientali sui loro occhi azzurri. Gli italiani chiamarono l'UFO la campana, i tedeschi lo chiamarono Der Locked. Benito Mussolini, che era appunto il primo ministro italiano, informò Papa Pio XI dello schianto e affidò a Guglielmo Marconi l'incarico del gruppo di studio speciale RS-33, che in seguito servì da modello per il gruppo americano Majestic 12. Papa Pio XI fu furioso e informò il presidente Roosevelt dello schianto UFO nel 1938. Winston Churchill e Mussolini portarono anche corrispondenze segrete sullo schianto del 1933. Nell'aprile del 1945 la prima divisione corazzata prese l'UFO del 1933 e fu portato negli Stati Uniti. Il presidente Eisenhower incontrò le alte persone dei capelli biondi coinvolte nello schianto in Italia nel 1933 ad Edwards FB il 20 febbraio 1954. Concludendo, non sappiamo se il cosiddetto gabinetto RS-33 esistesse. L'ipotesi che Guglielmo Marconi lavorasse come capo di questo gabinetto per lo sviluppo di velivoli italiani simili all'UFO o qualcosa di simile sembra anche questo non documentato. Inoltre non ci sono foto del presunto UFO e nemmeno una singola foto del luogo in cui è avvenuto l'incidente, che mostra l'inevitabile danno nell'aria. Se alcune notizie di questo incidente sono apparse sui giornali e sulle riviste locali italiane, perché tutta questa storia su un UFO è stata creata in un decennio, quando praticamente nessuno sapeva di questo fenomeno e nessuno si sarebbe interessato? Secondo il ricercatore Phil Clark, la notizia dell'imbarcazione abbattuta ha raggiunto il fascista italiano Benito Mussolini, che ha emesso tre direttive: una per recuperare l'UFO abbattuto, la seconda per trasferirlo in un luogo sicuro lontano dalle persone e la terza per nascondere tutte le informazioni durante la creazione del gabinetto RS con Marconi per studiarlo. Ma perché tutto questo casino se a nessuno importava di questo argomento e in tutti i paesi del mondo del 1933? Il problema degli UFO fu creato dopo la Seconda Guerra Mondiale, principalmente dopo il famoso incidente di Roswell, ma nel 1933 nessuno fu informato degli UFO e nemmeno esisteva la parola UFO o dischi volanti, che apparve per la prima volta nel 1947. Mussolini e il suo fascismo non avrebbero ottenuto nulla da tutto questo incidente UFO. Quindi, perché inventare tutto questo? Perché se non ci fosse il motivo? Perché, se è falso, è stata creata tutta questa storia sugli UFO, piena di così tanti eventi dettagliati e discussi che durano fino all'incendio dell'hangar del 1940? Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.